Signori, ho comprato questo Mac Mini con M2 Pro all'interno. Adesso vi spiego tutto, intanto unboxing. Sapete che non ho mai visto un Mac Mini dal vivo? Carino, me lo aspettavo più. No, aspetta, l'ho visto dal vivo, non me lo ricordo. Comunque non ho mai avuto un Mac Mini. È molto caruccio, mi piace. Qua c'è l'alimentatore, libretto di istruzioni. Perfetto, collegato alla corrente. Cioè, tra l'altro, guardate quanto è figo avere un cavo Thunderbolt a disposizione. Lo stacco dal Mac, lo collego qua. Proviamo ad accenderlo. Se vabbè, che casse sciocca. Dai, se vabbè, che mi stai dicendo? Devo prendere il mouse. E certo, perché il mouse non c'è. Adesso ne parliamo. Onestamente, appena hanno presentato i nuovi MacBook con M2, M2 Pro e anche questo Mac Mini, mi sono detto, vabbè, soliti upgrade inutili. In realtà poi ho dato un'occhiata migliore e mi sono detto che effettivamente non tanto il MacBook Pro M2, che quello sì, effettivamente di per sé è inutile, ma tanto questo Mac Mini e non solo quello con M2 Pro. E qui invece c'è qualcosa di interessante da dire. Io ho preso la versione più cazzuta, quindi quella con appunto M2 Pro con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, la versione da 1.579 euro. E attenzione, piccola parentesi sul Mac Mini con M2, quindi la versione base, quindi la versione con GPU 8 core, CPU 10 core, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, quindi quella da 729 euro. Cioè, Apple ha presentato un nuovo Mac, perché c'era già il Mac Mini con M1, ha presentato un nuovo Mac che costa meno del precedente. 2023, sì. È un avvenimento incredibile e direi di festeggiare. Comunque, brevissima considerazione: compratelo, ok? È scioccante. Cioè, per quella cifra è già il Mac Mini era buono ai tempi, cioè comunque andava bene. Poi questo è già un po' più potente, gli hanno abbassato il prezzo e magari poi street price, comunque sul canale Telegram ve lo segnalo sempre, vi ricordo link in descrizione, magari lo si troverà pure a 600 euro. Quello è un colpaccio veramente. Passando però alle cose serie, allora, io possiedo un MacBook Pro M1 da 14 pollici nella sua versione non base, quindi con M1 Pro ma con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Io l'ho pagato su Amazon in data maggio 2022 circa 2.400 euro. Prendiamo però in considerazione la versione base. In questo momento la versione base del mio Mac costa su Amazon 2.200 euro. È anche vero però che in street price questo Mac lo potete trovare anche a 2.000. Io mi ricordo che una volta era acceso anche a 1.900. Anche qui canale Telegram in caso vi aggiorno. Quindi ho fatto questo preambolo per dirvi che il fatto che sia uscito il MacBook Pro, quindi il mio ma con M2 Pro, è inutile di per sé e siamo d'accordo, effettivamente cambia praticamente nulla e anzi hanno aumentato pure i prezzi, ma giova un sacco invece al mio di Mac che si svaluterà progressivamente. Giustamente è uscita una nuova versione, quella vecchia un po' il prezzo calerà, quindi se già lo troviamo a un prezzo del genere, pensate tra un paio di mesi a quanto lo potremo trovare in street price. Di nuovo, tutto questo preambolo per dirvi che ho deciso di comprare e di parlarvi di questo Mac Mini con M2 Pro perché secondo me il suo diretto competitor è appunto il MacBook Pro da 14 pollici nella sua versione base M1 Pro. 1.579 euro, quindi contromettiamo 2.000 euro del MacBook Pro con M1 Pro, sono circa 400 euro di differenza. E ho delle cose interessanti da dirvi. La riflessione è questa, ok? Voi comprate il Mac Mini, 1.579 euro, è una potenza assurda e siamo d'accordo. È un computer fisso, ok? Lo mettete sulla scrivania, lo collegate a un mouse, una tastiera, delle casse, una webcam e anche un monitor. E adesso facciamo un calcolo interessante. Magic Keyboard e Magic Trackpad, che sono inclusi all'interno del corpo del MacBook Pro, che assieme arrivano a costare 109 euro più 135, sono 244 euro già solo di mouse e tastiera. Se compri una tastiera Logitech a 30 euro su Amazon e poi un mouse da 15 euro, non hai la stessa esperienza. Perché, ok, siamo d'accordo, qui parliamo di esperienza d'uso. In termini di velocità e potenza bruta, lui forse è anche più, anzi, levategli il forse, è sicuramente più potente del MacBook, ma cioè alla fine cambia poco tra M1 e M2 Pro. Non è su quello che va fatto il confronto, va fatto più sull'esperienza d'uso, siamo d'accordo. Le casse del Mac sono scioccanti, cioè anche lì non è che possiamo fare un confronto diretto, perché non è che le casse del Mac sono in commercio, però vabbè, mettete, dovete spendere 50 euro per delle casse, spendete 50 euro per delle casse e si somma. La webcam avanti ancora ve la abbono, non è il massimo quella del Mac. Mamma mia che schifo che fa sta videocamera. Quindi comunque dai, 20 euro di webcam e mettiamogli pure. Arriviamo a circa 300 euro solo con queste componenti, ma il punto non è neanche questo. Il display del MacBook Pro, quello è scioccante.
introvabile, 14 pollici di display HDR con i mini LED, quindi neri assoluti, 120 Hz, cioè monitor 120 Hz dove lo trovi? Colori della Madonna, cioè insomma questo non ha prezzo, non lo trovi banalmente da nessuna parte, neanche nei display di Apple per dirvi. Cioè capite che per avere la stessa esperienza d'uso del MacBook Pro con questo Mac Mini comprato così di base, ci dovete andare a spendere veramente altri, non dico 1000 euro, però sì, e comunque non sarà mai paragonabile perché appunto non avete il display del MacBook, non avete le casse del MacBook, insomma tante cose. Io continuo a dire che il MacBook Pro con M1 versione base sia la scelta migliore se partite da zero, e con l'unico caso in cui vi abbono un possibile acquisto di questo Mac Mini è se avete già una postazione fissa, ok, mettete che avete già le periferiche, io mettete che avevo già questo monitor, avevo delle tastiere, una tastiera qualunque, un mouse qualunque, ecco, anziché buttarli e rifarvi tutto da zero, comunque utilizzate quelle periferiche, riciclate anche e vi fate questo qui. Magari avete un PC Windows, no, potete passare da Windows a Mac, ecco, fate così e comprate questo qua con le stesse periferiche che avete. Poi io vi dico, un portatile è mille volte meglio a livello di versatilità, ormai al giorno d'oggi difficilmente vedo persone che utilizzano solamente un fisso, cioè un portatile ce l'hanno tutti, e comunque anche se vi dovesse servire una postazione fissa, mentre a me serve una postazione fissa, cioè io non riuscirei a vivere solamente col Mac. Però io cosa faccio? Io compro il MacBook Pro e gli abbino un monitor della Madonna, e vedete che avete già tutto pronto perché le periferiche le avete e avete addirittura un doppio monitor, cioè capite che il livello di produttività qui sale al 1000. Ma anche se doveste partire da zero comprando questo qui, cioè comunque delle periferiche qualsiasi dovete comprarle, cioè mettete una tastiera qualunque, un mouse qualunque, delle casse, una webcam e un monitor, cioè comunque arrivate allo stesso prezzo del MacBook Pro con M1, quindi all'incirca 2000 euro, e non avete la stessa esperienza d'uso, cioè ditemi fino a che punto conviene. Ecco, vabbè, ve l'ho detto io il momento fino a cui conviene, cioè se avete una postazione fissa già, ecco, già pronta, così collegate questo, vedete tutto, ecco, lì sì che ha senso. Per il resto delle persone, ecco, secondo me non ha molto senso, cioè insomma l'hanno pompato un po' troppo. Questo è quello che avevo da dire, mi raccomando, non mi insultate, fatemi sapere cosa ne pensate. Io basta, chiudo il video qui e noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao.